probabilmente è un momento che quando prendiamo gol perdiamo le nostre sicurezze. Si spegne la luce. Sì, quindi non riusciamo a reagire. E questo qui, nel senso, nelle ultime tre partite ci sta mancando questo. Queste partite hanno detto che questa squadra non sa gestire il vantaggio. Non è che, diciamo, secondo me non sa proprio gestire il vantaggio, nel senso, perché comunque secondo me ci manca un pelo di maturità, che nel senso ci manca un po' di sicurezza magari nei momenti difficili della partita, perché nel senso può capitare comunque prendere gol, dobbiamo essere capaci di non perdere le nostre sicurezze, di non abbassarsi, di non abbassare la testa e continuare a fare il nostro gioco come abbiamo fatto fino a prima. Sono abbastanza contento, comunque sia, preferivo che la squadra vincesse, ovviamente, però dal punto di vista personale sono contento, dai. Tornando alla squadra in generale, queste continue rimonte subite fino ad oggi possono influire psicologicamente sulla squadra, sullo spogliatoio, sul morale di una squadra molto giovane come la vostra? Può influire, però dobbiamo essere bravi noi invece a fare in modo che non accada. È tutto questo il segreto, perché nel senso, secondo me la squadra, comunque sia, anche se è giovane, è forte, perché lo dimostra il fatto che se per gli 80 minuti che abbiamo fatto il calcio, che siamo andati avanti 2-0, lo dimostra. E dobbiamo essere bravi e migliorarci magari nelle piccole cose che fanno la differenza, e di stare più attenti soprattutto quando gli avversari ci possono creare difficoltà in area. Al 91esimo sono arrivati anche i primi fischi della stagione da parte dei tifosi che si aspettavano una vittoria che Pescara tra l'altro avrebbe ampiamente meritato. Ora ci sono due trasferte, Cremona e Carpi. Sono due partite non facili, però noi dobbiamo azzerare tutto e prepararci al meglio, perché comunque sono complicate, però secondo me le possiamo affrontare col piglio giusto e far bene.